ragazzi, sì, ho tolto l'extension finalmente, la prima volta che mi vedete in video. Sono in realtà appena tornata dal parrucchiere, li ho anche schiariti, come vi dicevo, detestavo il mio colore naturale, quel biondo, ramato, rosso, e quindi li ho fatti più chiari e un po' più freddi come tonalità. Cosa ne dite? Cosa dite? Io sono molto contenta e tra l'altro è fantastico perché i miei capelli in un anno sono cresciuti un sacco e quindi senza l'extension sono così, ho tolto l'extension, non ci posso credere. Allora, comunque arriviamo al senso di questo video. Oggi voglio fare questo video in cui rispondo alle vostre domande, ma non le più frequenti, bensì, anzi, alcune sono diventate domande frequenti proprio per questo che sto facendo questo video, ma sono domande a cui io non ho mai risposto e sono domande, alcune, che mi vengono fatte da anni e anni e anni e anni e io le ho sempre ignorate, ma continuano a ritornare, e poi mi viene detto che io le ignoro apposta e che io apposta non rispondo, e quindi oggi parleremo proprio degli argomenti che, diciamo così, ho sempre cercato di evitare, oppure domande che mi sono sempre sembrate troppo, che ne so, troppo cattive, così, quindi magari non ho risposto. Me le sono scritte qui, naturalmente, se vi viene in mente qualche altra domanda a cui io non ho mai risposto, scrivetemela nei commenti, magari farò la parte 2 di questo video, non lo so, continuo a guardarmi i capelli perché mi sembra impossibile non avere l'extension. Fantastico. E poi, allora, prima domanda che mi viene fatta centinaia di volte al giorno ancora, dopo che sono passati 2 anni che ci siamo lasciati, con Neil, il mio ex fidanzato storico che tutte conoscete qua su YouTube, tutte, chi mi seguiva, chi appunto mi seguiva 2 o più anni fa, perché ci sono tantissime nuove in realtà, quindi Neil era il mio ex fidanzato, eccetera eccetera, mi viene sempre chiesto perché vi siete lasciati. Allora, cercherò di spiegarvi perché ci siamo lasciati, perché la spiegazione che avevo dato all'epoca, in un momento che comunque io non stavo benissimo, non era un momento facilissimo, non era facile parlare di ciò. Dovete sapere che quando una relazione dura da tanti anni, tanti tanti anni, perché noi siamo stati insieme tipo 13 anni quasi, una roba del genere, quando una relazione dura così tanti anni, non c'è a volte, almeno nel mio, nel nostro caso, non c'è a volte un motivo tipo, molte di voi, ecco, altra domanda, lui ha tradito te, tu hai tradito lui. No, non c'è stato niente di tutto ciò. Il motivo è stato semplicemente che non si andava d'accordo su diverse questioni. Non vado a parlare nel particolare perché appunto non è nel mio stile parlare male degli altri, però non andavamo d'accordo su diverse cose, quindi no, non c'è stato niente di eclatante, tipo, perché voi, cioè, voi gossipari, non parlo di tutte, ma di alcuni che sono molto così, tipo, cercano lo scopo a tutti i costi. No, non c'è stato niente di pazzesco, di trascendentale, ma appunto non andavamo d'accordo su diverse questioni. C'è stata una ultima litigata, se vogliamo chiamarla così, a inizio giugno del 2015, quindi vi sto parlando di 2 anni fa, e lì ognuno ha deciso di, lui ha deciso di tornare a Trieste, io avevo e poi io sono tornata quindi ad Amsterdam da sola, e da lì non ci siamo più sentiti. Praticamente così è stato, quindi non c'è stato niente di eclatante, c'è stata una ultima litigata perché non si andava più d'accordo. Un consiglio che voglio dare, se state con una persona da tanto tempo o anche da poco, ma non ci andate d'accordo, litigate, non dovete starci per forza, indipendentemente dall'età che avete, dai progetti che avete fatto insieme, se siete anche a un giorno dal matrimonio, potete, se siete già sposate, volete e non ve la sentite di rimanere in quella relazione, non fate del male a voi stesse, uscite da questa relazione, perché è un consiglio che io avrei voluto dare a me stessa molto tempo fa. Dovete sapere che il fatto di YouTube è una cosa che ha contribuito molto, cioè io avevo molta paura a lasciarmi con il mio ex fidanzato, proprio perché avevo paura di quello che avrebbe detto, avrebbero detto i miei follower. Io vi ho sempre nella mente, quindi io qualsiasi cosa penso voi, un po' come se fossi i miei figli, quindi io avevo veramente paura, come se avessi dei figli, di dirgli: guarda, ci siamo lasciati con il vostro padre. È stato praticamente così, e questa è una cosa che mi ha frenato molto e che ha trascinato il tutto per molto tempo, secondo me un po' da entrambe le parti, ma io ovviamente parlo per me. Quindi avevo paura di quello che si sarebbe detto, delle speculazioni che poi inevitabilmente sono arrivate, ma penso sia normale quando sei un personaggio pubblico, tra virgolette,
In realtà, come al solito, le paure sono sempre più grandi quando te le immagini nella mente, ci facciamo certe streghe mentali noi veramente, che alla fin fine è sempre meglio di quello che pensiamo, non è mai così terribile la situazione. Infatti sono sopravvissuta a tutto ciò e sto per sposarmi con un ragazzo che amo tanto ed è fantastico. Quindi ecco, questo è quello che volevo un po' tornare su questa questione, perché è una cosa che veramente mi viene chiesta quotidianamente. Poi altra domanda sempre riguardo a lui è: che rapporto ho con lui, se lo inviterò al matrimonio, eccetera eccetera. Vi dico sinceramente che non ho rapporti, non sono una persona che riesce ad avere rapporti con il suo ex. Ho sempre più o meno, poi ovviamente dipende dai casi, ma ho sempre creduto che se una persona ha rapporti con il suo ex non è del tutto finito, a meno che ovviamente non si tratta, poi no, dipende da caso in caso, però io non riesco e non ho mai avuto interesse a rimanere amica dei miei ex. Una cosa brutta, una cosa bella, non lo so, però è vero, e quindi no, non abbiamo assolutamente nessun tipo di rapporto e no, non li eviterò il matrimonio. Quindi questo, ecco, dovevo assolutamente rispondere, perché queste domande sono veramente, cioè, gettonatissima, ancora un po' me lo chiedete quando mi incontrate per strada. Altra domanda super super gettonata: quanto guadagni? Qual è il tuo lavoro? Allora, io ve l'ho detto molte volte, però mi viene sempre chiesto tantissimo, forse non so se ho risposto proprio in un video, forse più nei commenti, magari nelle dirette. Il mio lavoro è questo, nel senso che io sono una, come volete chiamarmi, una youtuber, ma non faccio solo YouTube, una influencer, un'imprenditrice del web, mi piace dire, perché faccio diverse cose, ma i miei guadagni sono tutti legati al web, quindi questo è quello che faccio, la youtuber, eccetera eccetera, ma è a tempo pieno e oserei dire strapieno, perché è un lavoro che ti segue 24 su 24, 7 giorni su 7, non riesci mai a staccartene completamente, ma è un lavoro di cui, cioè, da cui tu non vuoi staccarti, perché quando ami quello che fai non vuoi mai completamente staccarti da ciò. Io amo quello che faccio e sono felice che il mio hobby sia diventato un lavoro e che mi permetta appunto di fare questo a tempo pieno, altrimenti non potrei filmare, essere così presente sui social, naturalmente, se avessi un altro lavoro. Credetemi che è un lavoro a tempo pieno. Quanto guadagno? Sì, questa è un'altra domanda. Ho visto video fatti proprio per parlare di quanto guadagno io e altri youtuber. Vi devo dire che ho visto un sito tipo che si chiama Social Blade, una cosa del genere. Vi devo dire che non è accurato Social Blade, perché a parte che vi calcola quello che guadagnate, ma in realtà tipo il 50-60% se lo prende YouTube, e poi c'è un'altra bella percentuale che va in tasse. Quindi poi è anche vero però che ci sono anche altri guadagni, perché noi, almeno io, non è YouTube la mia fonte principale di guadagno, ho molti sponsor, ho molte altre collaborazioni, quindi diciamo che quello che vedete su Social Blade non è per niente vero. Quanto guadagno? Ovviamente non parlerò qua di cifre, però sono molto fortunata e non sono ricca, però non mi manca niente, ecco, quindi questa altra domanda un po' scomoda alla quale devo rispondere. Mi sento un po' in un'intervista doppia delle Iene, però è giusto finalmente rispondere a queste vostre curiosità. Altra domanda che è non gettonata di più, e anche qui è una domanda che mi viene fatta da anni, e anche qui io non ho mai voluto rispondere, e anche oggi non parlerò di cose private perché non riguarda solo me, quindi non voglio parlare di persone, appunto perché non è nel mio stile, di persone che non sono qui in questo momento. Quindi un'altra domanda che mi viene fatta tanto è: ma ti senti ancora con Onorina? Allora, no, non ci sentiamo da un bel po' e non c'è stata mai occasione di vederci, a dire il vero, ma anche qui gossip, ci sono state delle voci che giravano, che io, cioè, rimanevo con gli occhi così da triglia, che robe veramente che neanche su Beautiful possono succedere. Voglio dirvi che anche qui niente di eclatante, semplicemente, appunto, non ci siamo più sentite per un motivo o per l'altro, ma sono sicura che entrambe abbiamo dei bellissimi ricordi dei tempi in cui andavamo agli eventi assieme, eccetera eccetera. Quindi voi volete sapere se ci odiamo? No, non ci odiamo, semplicemente non ci sentiamo più da un bel po'. Poi altra domanda che non è gettonatissima, però mi è stata fatta diverse volte,
E più che fatta a me, ho visto pagine di gossip, pagine su Facebook che appunto, come si dice, speculavano su sta roba, tipo ti compri i follower, vero Nicole, si compra i follower. Allora, chiariamo che su YouTube le visualizzazioni non si possono comprare, non si possono comprare le iscrizioni eccetera eccetera, ma io ho sentito di gente che si compra i follower su Instagram, credo su Instagram, sì. No, io non l'ho mai fatto, no, non lo farò mai, però so che c'è gente che spende soldi per comprarsi follower su Instagram, perché evidentemente poi si sentono meglio con loro stessi, non capisco come mai. Io se avessi 1000 utenti, follower veri, preferirei rispetto a 1 milione di falsi, perché alla fine sono numeri, ma non è vero. Però sì, io non l'ho mai fatto, ma so che si può fare. Ma un piccolo consiglio, se state pensando di farlo: Instagram vi chiuderà il canale prima o poi, oppure li cancella. Ho visto e succede e ve li tolgono poi. E YouTube non credo nemmeno si possa fare, ma se qualcuno pensasse di fare una roba del genere su YouTube, sicuro che ti chiudono l'account AdSense e non puoi mai più monetizzare i tuoi contenuti su nessuna piattaforma di Google, quindi YouTube incluso. Quindi non è una cosa che si può fare, comprare i follower. Non puoi fare il lavoro che faccio io e comprarti i follower, perché prima o poi viene fuori, o ti chiudono il canale o te li tolgono e non sei ben visto dalle aziende, come potete immaginare. Questo è quanto per il video di oggi. Non so se ci sono altre domande a cui io non ho mai risposto. Scrivetemi qua sotto nei commenti se c'è qualcosa, appunto. Io adesso vi saluto, vado a fare la valigia perché domani si parte per Praga. Vi mando un bacio enorme, che vi voglio sempre tanto 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 bene. E alla prossima, ciao.